Buongiorno a tutti, Luca Crepaldi, Chioggia in diretta e la voce di Rovigo. Siamo con il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Pesca del Senato della Repubblica. Oggi Blue Coast Agreement 2030. Cosa serve questo progetto e cosa la politica può fare con questo progetto? Beh, intanto la politica può imparare, perché qui è un sistema nel quale non solo si legge bene il territorio, ma si dialoga anche con territori diversi da questo. E quindi la politica dovrebbe prendere questo come spunto. Dopodiché trarne quelle che sono non solo le conclusioni, ma i tanti spunti che progetti come questi ci portano, per poi riuscire a mediare attraverso norme che spesso sono incomprensibili oppure non riusciamo a capire, per avere veramente una visione su quella che dovrà essere la pesca del futuro. Una pesca del futuro che non è solo economia, anche se è importante, perché lo diciamo in un territorio come Chioggia che è fondamentale, che narra e che odora di pesca, ma lo diciamo anche perché la pesca è cultura, è turismo, è tradizioni e è qualcosa che va oltre semplicemente l'economia. Ecco, noi crediamo che l'eticità di questo lavoro sia fondamentale per far capire quanto un'eccellenza come questa possa essere a beneficio anche di quell'Europa che magari certe volte è un po' sorda rispetto a questo, ma che deve rendersi conto che questa è una realtà consolidata e che la bellezza di Chioggia passa anche attraverso la pesca. E peraltro il tema principale della nella pesca è la sostenibilità, quindi questo mi pare sia una battaglia che si deve portare avanti. Ma noi l'abbiamo, nessuno è contrario alla sostenibilità ambientale. Chiaramente la sostenibilità è una parola che va presa a tutto tondo. Non esiste solo quella ambientale, esiste anche quella economica, che noi non possiamo far morire le imprese o far morire l'uomo per far vivere gli animali, che mi sembra una presa di posizione un po' oltranzista. E poi c'è la sostenibilità sociale. Noi dobbiamo riuscire a trovare il giusto equilibrio. Se la politica non serve a trovare mediazione ed equilibrio, la politica non serve a nulla e allora facciamo a meno di farla. Infatti mi pare sia partito proprio dall'Italia il messaggio, per esempio sulla pesca a strascico, pesca a fondo, chiamiamola come vogliamo, che l'Unione Europea vorrebbe bloccarla o comunque ridurla di tanto nei prossimi anni, e invece in verità è quella che fa sostenere, come ha detto lei, l'economia di moltissimi territori. Insomma, l'Europa si è dimostrata ultimamente un po' bizzarra rispetto a tanti temi, non solo quello della pesca ma anche a tanti temi, pensiamo al vino, pensiamo al Nutri-Score. Quindi abbiamo messo, per il momento siamo riusciti a bloccare e mettere sotto il tappeto tante questioni. Credo che dovremmo essere bravi nel 2024 a cambiare la geografia politica di questa Europa, perché troppa e tanta ideologia, come abbiamo visto adesso, non si trasformi poi in distruggiamo tutto quello che abbiamo creato in millenni di civiltà cristiana e europea.